vittime di questa gravissima tragedia, senza impegni, a mio parere relativamente semplici, una discarica di amianto regionale da 1 milione di tonnellate, per intenderci, allo stesso volume di questo palazzo di Montecitorio. Quindi non è così difficile che una regione individui un sito del genere, che chiaramente il sito deve essere individuato con grande correttezza. Dobbiamo fare cose utili qui dentro, perché se no davvero potremmo utilizzarla come discarica di amianto. Grazie. Grazie a lei, onorevole Pellegrino. Grazie Presidente. Per quello che riguarda questo argomento, non possiamo pensare che sia un argomento da approfondire soltanto quando ci sono le sentenze oppure per piccoli anelli della catena. Io penso che questo ordine del giorno debba essere sottoscritto, tant'è che io lo sottoscrivo, e ritengo che si debbano fare veramente delle attività legislative serie, in maniera tale che la filiera sia davvero dall'inizio alla fine portata a termine. Il problema dell'amianto non è un problema di oggi, è un problema ormai di decenni e ce lo porteremo per i decenni successivi. Quindi io chiedo veramente attenzione da parte dei colleghi della maggioranza di tenere veramente in considerazione questo argomento, e anche il governo ci Onorevole chiediamo Tancredi, onorevole Tancredi. come mai venga dato parere contrario a un semplice ordine del giorno, quindi a un semplice impegno. Chiedo veramente al governo di rivedere la sua posizione e anche i colleghi. Grazie, 140 Busto con il parere contrario del governo, la votazione è aperta. Chiedo scusa. Non me ne ero accorto, chiedo scusa, la parola al governo. Revoco la votazione, la parola al governo. No, rapidissimamente, solo per far notare ai colleghi, confermo il parere contrario, che nell'emendamento c'è scritto, creiamo un altro problema, che l'amianto non può superare i confini regionali. Ora, fare una discarica in ogni regione probabilmente è una scelta perfetta, ma perché non lo proponete così? Qui c'è scritto che l'amianto non può superare i confini regionali, ma il governo può dire di sì a una cosa del genere? Scusate, ma io francamente non so come commentare. No, davvero, è un tema tecnico, non voglio fare nessun tipo di strumentalizzazione, così come i rifiuti solidi urbani non potevano valicare il confine regionale, anche l'amianto sarebbe l'unico.